Il gruppo Euromobil, con sede nel Trevigiano, da oltre 30 anni è punto di riferimento per il mondo del mobile. Ed è proprio per rispondere alle esigenze di arredo globale che, oltre al marchio Zalf, nel 1995 acquista il marchio Désirée. Désirée, azienda produttrice di imbottiti, intraprende un percorso duraturo con l'architetto designer Mark Sadler. Mark Sadler, insieme a Désirée, sviluppa progetti innovativi come la trilogia Chance, Chance Letto, Chance Up Letto e Chance. La collaborazione continua con altri prodotti di successo, come le sedute Doralè, Filo, la futuristica Cara, fino ad arrivare al divano Glow-In. Con Glow-In nasce un nuovo concetto di vivere il divano, e oggi vogliamo raccontarvelo. Mi chiamo Marc Sadler, sono un designer, sono francese. Il design è sempre stata una mia passione, sono stato formato a questo in Francia. Sono diversi anni che collaboro con Désirée. La conoscenza di Marc Sadler è venuta da una mia esperienza personale che ho avuto dopo la laurea in architettura. Ho deciso di fare un'esperienza nel mondo del design e quindi mi sono spostato in quel di Venezia da un amico, e grazie a questo mio amico che collaboravano con Marc Sadler l'ho conosciuto personalmente. Era alla fine degli anni 90 e sono rientrato, o meglio entrato in azienda qui in Désirée. Dopo qualche anno, diciamo, con Sadler ci siamo un po' persi di vista e l'ho rincontrato al Salone del Mobile, in occasione del Salone del Mobile di Milano. È nato subito un feeling con la proprietà, anche perché lui è molto sensibile come persona all'innovazione, ma è sensibile al mondo dell'arte, che è la madre ispiratrice del design. E abbiamo deciso in quel momento di provare una strada insieme. Glow-In è un po' il frutto di varie ricerche con questo progetto Glow-In. Finalmente siamo riusciti a trovare un'identità abbastanza unica nel mercato. Per quanto riguarda il modello Glow-In, è nato da una collaborazione, come quasi sempre avviene, tra l'azienda, che è la Désirée, e il designer, che è Marc Sadler. L'azienda voleva rispondere delle nuove esigenze dell'abitare, ma soprattutto da un nuovo modo di concepire il divano. Prende forma un divano con carattere. Finalmente con Glow-In abbiamo decostruito il prodotto, però dandogli una personalità attraverso i materiali, attraverso le proporzioni, attraverso il comfort. C'è un contenuto invisibile, una performance produttiva. Difatti questa azienda è attrezzatissima nel fare le cose molto bene. Con Glow-In il prodotto assume personalità attraverso i materiali, le proporzioni, il comfort. Siamo riusciti a decostruire il tessuto, a fare le pieghe dove ci servivano. Io non volevo una cosa troppo rigida, troppo sartoriale, diciamo. Mi piaceva il frippé tipicamente dell'oggetto vissuto. Il fatto anche di decostruirlo, di stendersi sul divano, come sono in questo momento, è quasi difficile avere una posizione rigida. L'insieme ci ha portato in un territorio dove è più vicino alla moda che a un oggetto di design industriale. Glow-In è soprattutto performance produttiva, interamente made in Italy, che è il fiore all'occhiello dell'azienda. Per ogni fase di lavorazione, dal taglio al cucito, alla messa in bianco, al rivestimento ed imballaggio, si effettuano controlli qualitativi da personale altamente specializzato.
Il ciclo produttivo del Glow-In parte dal controllo qualità del rivestimento, sia della pelle che del tessuto. Eventuali difetti sono rilevati da un apposito macchinario chiamato specola. Successivamente si passa al taglio della pelle tramite laser, i cui dati sono inseriti manualmente dall'operatrice. E del tessuto, il cui taglio avviene in automatico grazie ai dati precedentemente impostati. Si procede quindi alla cucitura del rivestimento esterno e delle fodere dei cuscini che hanno al loro interno una piastra di metallo avvolta di poliuretano. L'innovazione è quella di poter cucire assieme tessuto e pelle. I cuscini, una volta foderati, sono impilati e immagazzinati. Glow-In, un nuovo modo di vivere il divano. Continuiamo a conoscerlo. La struttura del Glow-In è in legno massello. Le cinghie interne, per ottimizzare il molleggio, sono fissate direttamente alla struttura. Il rivestimento del telaio è in poliuretano saldato con colla ad acqua. Le diverse consistenze del poliuretano si inseriscono nelle differenti zone del divano. Più morbido nella seduta, più rigido nei lati. Dettagli importanti per il realizzo di un ottimo prodotto. Per far comprendere meglio l'innovazione tecnologica qui in Desirée, si può pensare che alcuni macchinari sono stati realizzati ad hoc e provengono da altri settori. A seguire, manualmente si procede al rivestimento totale utilizzando una maglina in cotone. Il quasi finito divano arriva all'isola di rivestimento. Innovazione e tecnologia permettono al rivestimento pelle e tessuto di essere completamente sfoderabile e lavabile. Altro aspetto importante del ciclo produttivo sta nell'utilizzo dei materiali. Tutti rispondono ai criteri di salvaguardia e rispetto dell'ambiente. Il vantaggio competitivo di avere un ciclo produttivo di eccellenza, lo definiamo di eccellenza, è quello di avere un controllo generale dei costi e una focalizzazione sulla qualità del prodotto. Il divano arriva alla posizione dell'imballaggio. Operazione accurata e precisa. La tecnologia produttiva di Desirée punta a diminuire lo sforzo fisico. Fondamentale è la comunicazione, in quanto essendo un divano che va fuori dai canoni classici del divano, dobbiamo esprimere tutti i suoi valori, che è quello di un nuovo modo di utilizzare il prodotto. Ecco perché abbiamo deciso di inserire le figure umane, gli uomini, una famiglia, una classica famiglia, dove far vedere che il divano è fatto di sensazioni. Diversamente al mobile. Glow-In attualmente è il divano più venduto per Desirée nel mondo e a seguito di questo successo poi è stata ampliata la componibilità del modello, ma siamo andati oltre. Cioè abbiamo pensato con il designer, con Max Adler, di creare un nuovo divano, modello di divano, destrutturato in tutti i suoi elementi. Non c'è più questo rettangolo girato verso un luogo, ma c'è una specie di aggregazione di superficie, un po' come delle grosse pietre
in mezzo al mare dove uno nuota e arriva lì e si riposa e trova il suo piacere, specie faccio la mia isola come ho deciso di farla, addirittura come voglio farla con il mio mood. Non è detto che l'isola di ieri sia la stessa di quella di oggi. Non esistono più gli schienali, dove non esistono più i cuscini nel senso classico, ma esistono gli elementi movibili, gli elementi imbottiti movibili. Ringrazio anche l'azienda che mi ha dato questa opportunità. È un nuovo territorio, spero che ci darà a ambedue dei risultati e spero che toccheremo il tasto anche creativo dell'utente che andrà a appropriarsi di questo nuovo mondo, questo nuovo giocattolo che ci siamo inventati.